Ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui in camera e non in sala perché voglio farvi un video che ho in mente di fare da tempo ma non riesco mai a girare e soprattutto non lo giro mai perché di solito il mio comodino è un disastro. Si tratta del video cosa c'è sul mio comodino e quello che vedete di fronte a voi, cioè lì, è il mio comodino. Chiamarlo comodino forse è improprio perché è parte della libreria, infatti aspettate che vi mostro, vedete qui sotto ci sono proprio tutti gli altri ripiani della libreria, quella che tengo in camera. Dall'altra parte è uguale, però insomma non vi faccio vedere il comodino di Guido, ma vi faccio vedere il mio. E oggi finalmente mi sono decisa a sistemarlo un pochino, almeno nella parte, insomma, qui sopra e anche il ripiano, quello che vedete lì, insomma, con l'unicorno. L'idea di questo tag mi è piaciuta un sacco perché mi permette di mostrarvi sia i libri che sto leggendo in questo periodo, o meglio, una parte dei libri che sto leggendo, perché di solito sul mio comodino non tengo i saggi. Di sera mi piace leggere di più i romanzi o comunque dei carteggi, mentre una cosa che c'è sempre sul mio comodino è almeno una raccolta di poesie. Quindi vi mostrerò i libri che sto leggendo in questo momento, più anche delle cose di beauty, di arredamento, anche delle medicine, insomma ci sono tante cose sul comodino, ma adesso non sto qui a parlare un sacco. Dopo questa lunghissima premessa finalmente vi mostro il mio comodino. Il comodino, come tutti gli arredi della camera e della casa in generale, rispecchiano i miei gusti, quindi non vedrete cose moderne, a me piacciono le cose classiche. Infatti qui sopra ci sono anche delle riproduzioni, delle stampe che raffigurano dei pittori del 500, questo per esempio è Luca di Leida. Comunque non sto qui a mostrarvi la stanza, ma focalizziamoci sul comodino. Ok ragazzi, questa è la vista dall'alto del mio comodino perché sennò non riuscivate a vedere nulla. Allora, questi sono i libri, questi sono tutti quelli che sto leggendo in questo momento, sembrano tanti ma in realtà tre sono delle raccolte di poesie, c'è un romanzo, un carteggio che ho già finito e anche questa è una raccolta di poesie. Ecco, mi sono messa per terra così ve li posso mostrare meglio senza buttare giù tutto quello che c'è sul comodino. Sono sei libri, tra cui ben tre dello stesso autore, anzi inizierei proprio da Rilke. Tutto è nato da questo carteggio che tra i libri che vedete qua è l'unico libro che ho terminato, perché l'ho terminato proprio l'altra sera. Questo libricino racchiude le lettere tra questa poetessa, cioè Parina Zbeateva, e il celebre poeta Rilke. Qui ci sono i nomi dei curatori, però ragazzi vi dirò che le postfazioni, perché ci sono ben due postfazioni, non mi sono piaciute tantissimo, nel senso che non è che mi hanno detto qualche cosa che io non avessi capito da me leggendo il carteggio. Comunque all'interno di questo libricino, che si legge veramente in fretta perché sono poche pagine, sono circa un centinaio di pagine, ma ci sono le lettere che i due poeti si sono scambiati. Io non avevo mai letto niente di questa poetessa, tant'è che parallelamente alla lettura del carteggio mi sono documentata e ho preso le poesie, o meglio questa qua è una raccolta delle poesie un po' più famose di Marina, e ho cominciato a leggerle. Però vi voglio parlare un attimo del carteggio perché alla fine è l'unica cosa che ho terminato di leggere, quindi l'unica cosa su cui posso soffermarmi un pochino di più e dirvi qualche cosa. Sappiamo che Rilke è nato nel 1875, ecco, Marina invece era del 1892. Il carteggio iniziò perché Rilke scrisse il 3 maggio del 1926 a questa poetessa mandandole dei suoi lavori, perché aveva saputo da un suo amico, insomma, che la poetessa era interessata ad avere i suoi lavori, che era una sua ammiratrice. Allora lui, per farle un piacere, le mandò dei volumi. Quello fu l'inizio di questo scambio epistolare. In tutto i due poeti si scambiarono solamente 17 lettere. Purtroppo Rilke era malato di leucemia, infatti il 29 dicembre dello stesso anno morì proprio di leucemia acuta. Comunque, al di là di questo triste epilogo, tra l'altro anche la Zbeateva non è che morì in modo tanto ameno, nel senso che si impiccò il 31 agosto del 1941. Il carteggio è molto interessante. A me come prosa quella della Zbeateva non piace, perché lei è veramente troppo enfatica. Pensate che la poetessa dichiara l'amore a Rilke praticamente, se non nella prima lettera, nella seconda, e nella prima lo apostrofa come incarnazione della poesia, quindi veramente dire esaltate dire poco. Ho un tono un po' troppo compiaciuto, un po' troppo narcisista, diciamo che non incontrano tanto i miei gusti queste lettere. Però quelle di Rilke non sono malissimo, anche se lui si lascia un po' trascinare dagli eventi e a sua volta dichiara di essere, insomma, innamorato. L'enfasi è tale che sembra quasi un carteggio fittizio. Comunque al di là di questo ci sono delle parti molto belle. È vero che questo carteggio sembra un po' fittizio, un po' forzato, però contiene al suo interno una cosa bellissima secondo me, cioè lo scambio di versi. Cioè i due poeti, quando si scrivevano, alla fine non scrivevano l'uno all'altro, ma secondo me scrivevano a se stessi. Era un po' una specie di autoanalisi che facevano, perché è assurdo, come vi dicevo, dichiararsi amore senza conoscersi, e soprattutto dopo una lettera. Io credo che l'amore, soprattutto dichiarato da Marina,
verso Rilke era l'amore verso la poesia stessa. Comunque secondo me è una lettura interessante perché al di là di tutto i due poeti si scambiano dei versi e trovare dei versi che poi alla fine sono quelli che noi possiamo leggere nelle raccolte rispettive dei due poeti, ma trovarli all'interno del carteggio sì che noi lettori riusciamo meglio a capire quella che era l'angoscia esistenziale che provavano queste persone mentre scrivevano questi versi. Per capire veramente un poeta, soprattutto un poeta difficile come Rilke, bisogna cercare di conoscere il più possibile della sua vita. Marina in più lettere fa una distinzione tra l'uomo Rilke e il poeta scrittore Rilke e si rivolge sia all'uno sia all'altro dichiarandosi innamorata, e questo veramente è spiazzante. Ma la parte più bella al di là del carteggio è quella contenuta nell'ultima parte del libro, in cui lei, insomma, sollecitata dal fatto di dare alle stampe le lettere tra lei e Rilke, esplicita quello che già si poteva intuire dal loro carteggio, dalle lettere. C'è una sorta di conferma alla vostra chiave di lettura, che poi credo che sia una chiave di lettura univoca, perché è difficile leggere queste lettere come delle vere e proprie lettere d'amore. Vi cito solo due cose perché so già di avervi annoiati a morte. Il lui del mio amore che non è mai esistito al di fuori del mio amore, già questa è molto indicativa. E poi qui definisce il loro legame come un legame che tiene solo dentro di noi e si spezza appena si tenti di tradurlo in realtà. Infatti i due poeti non si erano mai incontrati, cioè non c'era mai stata l'occasione, un po' perché in 7 mesi, poi vi ho detto, insomma, Rilke purtroppo è morto di leucemia. Però al di là di tutto, anche quando lui fa un passo avanti e assume di colpo nelle lettere un tono più distaccato, facendogli capire che l'amore che aveva dichiarato era un amore un po' platonico, un amore forse solo verso il Rilke poeta e non verso il Rilke uomo. Continua dicendo: e quando anche sia dialogo, allora si tratta di due partiture di un'unica nostalgia. E poi, insomma, ci sono tante altre frasi bellissime che vorrei leggervi, però vi consiglio di acquistare il carteggio perché secondo me è una bella lettura. Infatti io, parallelamente alla lettura di questo, come vi dicevo, sto leggendo le poesie di Marina, poetessa di cui non avevo letto assolutamente nulla. Per ora sono qua, quindi ho letto 82 pagine su circa 230. Non ho ancora un'opinione chiara su questa poetessa, però vi posso dire che non mi fa impazzire, ma mi riservo di parlarvene magari in un altro video. Invece un poeta che amo, e qui si tratta di una rilettura perché lo lessi anni fa e veramente mi è sempre piaciuto tantissimo, è Rilke. E sul comodino in questo periodo ho questa raccolta di poesie che è bellissima, perché tra l'altro questa qui è una vecchia edizione Einaudi tradotta da Gaimer Pintor, un traduttore bravissimo morto purtroppo a soli 24 anni. Questa è una lettura che vi consiglio se non avete mai letto niente di Rilke, perché è un poeta che tutti, ma dico tutti, dovete conoscere. Tra l'altro in questa edizione Einaudi c'è il testo a fronte, quindi potete leggerlo in tedesco, insomma se sapete il tedesco comunque ve lo potete leggere in italiano. E quindi ho segnate tantissime di poesie di Rilke, non sto qui a leggervele perché uno non sarei in grado di leggervele come si deve, e poi secondo me è una lettura che va fatta in silenzio. Magari il giorno in cui uscirà questo video controllate su Instagram, perché se mi ricordo cercherò di mettervi la fotografia di alcune poesie che mi sono piaciute, così le potete leggere. Questa è una raccolta di poesie scelte dal traduttore, sono tutte bellissime, l'ho quasi terminata di rileggere, mentre le famosissime Elegie duinesi, di cui qui vedete soltanto alcuni versi, pensavo di iniziarle proprio stasera. Si tratta di una sorta di ragionamenti in forma poetica che Rilke scrisse tra 1912 e 1922. Temi sono i classici temi rilchiani, cioè l'inconsistenza della vita, l'incombere della morte, insomma, e via dicendo, tutti quei temi che a me piacciono. E poi questo è molto bello perché, insomma, io lo lessi anni fa, però ricordo che era ricco di neologismi, di apax, quindi era molto interessante proprio anche a livello linguistico. L'ultima cosa di Rilke che ho sul comodino è un'altra raccolta di poesie che si chiama Requiem, ma di questa non vi posso parlare perché è un libro che avevo preso tempo fa, tra l'altro una rarità, perché sapete che io colleziono un po' libri rari, libri antichi anche, però lo devo ancora leggere, quindi di questo non vi posso ancora parlare. L'edizione è bellissima, è del 1947, sono poche pagine però insomma molto dense. L'ultima cosa che ho sul comodino, ma non ultima per importanza, è un romanzo. Questo romanzo che ho appena cominciato, anzi ho cominciato ieri sera, ma ho letto soltanto 30 pagine, ed è un romanzo di uno scrittore svedese che io amo, ovvero Torgny Lindgren. Si
intitola Miele. Come vedete, la casa editrice non è Iperborea, perché tutti i romanzi di Lindgren, credo 7 pubblicati, eccetto questo, sono usciti da Iperborea, quindi questo è l'unico che è stato pubblicato in questa casa editrice Giano. Il romanzo è uscito in Svezia nel 95, però è stato tradotto in Italia nel 2002. Di Tonje Lindgren io ho letto altri due libri, uno è una raccolta di racconti, Il pappagallo di Mahler, l'altro un libro stupendo, ve lo consiglio, sempre dello stesso autore. Ho letto La ricetta perfetta, quindi questo sarebbe il terzo libro che leggo suo. Allora, ho iniziato a leggerlo e già mi piace un sacco. Innanzitutto mi piace come scrive Lindgren, perché ha un modo di scrivere molto originale e che denota una sensibilità veramente straordinaria. Comunque la vicenda è veramente singolare. In sostanza racconta la storia di questa scrittrice di biografie di santi, questa studiosa, quindi presumo di medioevo, che viene invitata a fare una conferenza in un piccolo paesino a nord della Svezia. Dopo aver fatto la conferenza viene ospitata da un uomo che abita in una casa al confine con un bosco. E ragazzi, io sono arrivata qua a pagina 30, vi dico che lo sto leggendo molto lentamente perché mi sembra un libro impegnativo, cioè sembrerebbe un libro scorrevole e semplice, ma non lo è assolutamente, perché secondo me è proprio intriso di filosofia. Lindgren amava tantissimo la filosofia e secondo me la filosofia antica, quindi dovrei riprendere un pochino i filosofi antichi per riuscire a capirlo meglio. Comunque, al di là di tutto, non vi so dire altro, ve ne parlerò, insomma, se vi interessa magari non ce n'è per tutti i mesi o comunque in un altro video, oppure vi metterò un piccolo post su Instagram. Questi sono i libri che ci sono sul mio comodino oggi. Andiamo con il resto del comodino. Allora, questa scatolina che vedete in legno, molto molto carina, l'ho presa di recente da Zara Home con i saldi. Prima ne avevo un'altra che conteneva la maggior parte dei miei gioielli e forse ve l'avevo anche mostrata nel video sui miei gioielli, ma non ne sono sicura, no, forse vi ho mostrato solo i gioielli senza la scatola. Però adesso ho preso questa che è molto carina, tra l'altro era scontata del 70%, quindi invece che 36 euro l'ho pagata 13 euro. Vi assicuro che per 13 euro è un super affare. Quando vedrete questo video probabilmente da Zara Home ci saranno ancora i saldi, e se vi piace, insomma, andatevela a prendere perché secondo me è bellissima. All'interno, adesso non sto qui a farvi vedere tutti i gioielli, però ci sono insomma degli anelli, poi c'è la mia solita collanina, quella con il cuore che mi vedete praticamente in tutti i video, qui ci sono degli occhiali e un orologio. Questo orologio ha un valore affettivo perché è stato il primo regalo che mio padre ha fatto a mia madre, insomma, quindi lo tengo per ricordo. Il cinturino era tutto rovinato, tutto rotto, quindi l'ho fatto rifare, ovviamente l'ho fatto rifare in pelle rosa, guardate che carino. Ogni tanto lo uso, però mi piace più che altro tenerlo qua per ricordo. Comunque non sto qui a farvi vedere i gioielli perché questo video si intitola "Che cosa c'è sul mio comodino", non "cosa c'è nella mia scatola dei gioielli". Non so se avete notato, ma la parte sopra è anche specchiata, quindi potete usarla anche quando vi mettete, non so, gli orecchini. Poi qui di fianco abbiamo un paio di occhiali firmo, in questo caso sono questi qua con la montatura rosa un po' marmorizzata, ve li avevo mostrati forse non nell'ultimo video review ma in quello precedente. Forse tra tutti quelli che mi hanno mandato, questi sono i miei preferiti perché sono i più comodi. Qui sotto un altro paio di occhiali, questi qua sono di Avanzi, sono molto carini anche questi, sono con la montatura violetta, guardate che belli. Non ci crederete, ma tra i due utilizzo molto di più quelli di firmo, che è assurdo perché quelli di Avanzi tra l'altro mi sono costati uno sproposito. Qui c'è la famosissima crema, quella della marca Tony Moly, la marca coreana, insomma, che fa tutti i prodotti di cosmesi, e questa qua ragazzi è buonissima, soltanto che purtroppo è finita. Era una crema mani al mango, veramente buonissima. La sera piace un sacco mettere la crema mani prima di andare a letto, anche quando fa caldo come adesso, non so, mi sembra quasi una coccola. E a proposito di creme mani, ragazzi, nel ripiano sotto qui, dove ci sono un po' di libri di filosofia, anzi tutta questa parte della libreria, insomma quella in camera, è dedicata alla filosofia, quindi troverete di tutto e di più. Non considerate i libri dietro perché è veramente un caos, devono essere ancora tutti sistemati. Tra l'altro qua nel reparto più a destra, che voi non vedete, ci sono quelli di Wittgenstein che sto leggendo adesso. E non capisco veramente con che criterio Wittgenstein sia finito vicino a Ernst Bloch. Lasciamo stare, qui devo mettere tutto in ordine alfabetico. Comunque tralasciate il contesto e guardate le creme mani. Come vedete ne ho ben tre aperte. Oltre al panda che è finito, insomma, ho aperto queste qua di Bottega Verde. Questa è la rosa moschetta. Poi vi chiederete come mai ne hai tre aperte. Perché questa qua di Bottega Verde mi fa letteralmente schifo, cioè veramente oscena, quindi assolutamente bocciata. Questa è la rosa moschetta, lascia le mani tutte unte e poi ha un odore che non è neanche gradevole. Invece quest'altra, la piperosa, è veramente buonissima, super consigliata. Infine ne ho una della marca Botanica, questa l'ho presa credo al Lidl, una delle poche volte che sono andata al Lidl ho visto che c'era questa marca. Insomma, un'altra crema mani, e questa è all'argan.
Il profumo di argan è veramente buonissimo, però questa crema al pepe rosa di Bottega Verde secondo me è ancora più buona, soprattutto si assorbe molto meglio. Qui di fianco ci sono dei farmaci. Questo qua è il Malox, che praticamente è la mia droga, ragazzi. Come sapete, a me piace un sacco cucinare, mi piace mangiare. Sera spesso succede che magari cucino delle cose un po' poco digeribili. Lo so che di sera dovrei cucinare delle cose più leggere, però spesso capita che, insomma, mi lascio prendere, faccio delle ricette magari che sono pesantissime e poi sistematicamente non digerisco. E quindi che cosa posso fare se non prendere il Malox? Questo ve lo consiglio perché alla fine non ci vuole la prescrizione medica. Questo va benissimo per i bruciori di stomaco. Tra l'altro, nella versione Plus, questa qua nuova, le pastiglie sanno di arancia, quindi sono veramente buonissime. L'hanno migliorato un sacco. Lo so che non si dovrebbe abusare di questi farmaci, però alla fine, ragazzi, preferisco digerire e prendere un Malox piuttosto che passare la notte insonne per quello. E a proposito di insonnia, qui vedete una confezione di melatonina. Questa non mi piace per niente, infatti l'ho iniziata, però poi insomma l'ho abbandonata. Praticamente la melatonina dovrebbe aiutare a prendere sonno. Ovviamente io che soffro di insonnia, ragazzi, non sto a dirvi, non prendo solo questa, prendo anche dei farmaci appositi che mi ha prescritto il medico per dormire. Però il mio medico mi ha detto ogni tanto di alternarli con la melatonina, perché comunque ai farmaci sonniferi poi ci si abitua e alla fine non funzionano più. E avevo provato questa qua che è oro solubile, cioè praticamente è una specie di cerotto che voi mettete sulla lingua, si scioglie, ha un sapore schifoso perché sa tipo di menta, ma non la menta quella dei chewing gum, ma è una menta dolciastra veramente schifosissima e dovrebbe fare l'effetto della melatonina, insomma quella in pastiglie. Infatti qua vedete che ho anche quella in pastiglie, quindi voi le mettete in bocca e insomma le mangiate come se fossero delle caramelle. Ovviamente non sono delle caramelle, bisogna seguire il foglietto illustrativo che dice una soltanto per sera, cioè 1 mg massimo al giorno. Quindi ragazzi, questo è quanto. Tra le due melatonine io vi consiglio queste qua che si chiamano Melatonina Viti, utile per ridurre il tempo richiesto per prendere sonno. Funzionano? Bella domanda. Per me non funziona quasi mai. Comunque, se avete dei piccoli problemi di insonnia, ovviamente se non soffrite di insonnia sistematicamente come me, potrebbero funzionare, possono aiutare in effetti a prendere sonno, cioè so che molti li utilizzano e effettivamente funzionano. Nel mio caso purtroppo non è così, però lasciamo stare. L'ultimo ripiano che vi mostro, che non so se si può considerare parte del comodino perché alla fine è il secondo ripiano della libreria, io lo utilizzo come se fosse un comodino, quindi ve lo mostro. Ci sono questi due portagioie che avete visto nel video, quello sui miei gioielli, cioè questo a forma di unicorno. Guardate che carino, cioè questo l'avevo comprato su Asos, anzi aspettate così forse lo vedete. Qui ripongo tutti gli orecchini che sto usando, insomma che non ho voglia poi di sistemare negli appositi contenitori perché poi ho anche altri portagioielli. Mentre in quest'altro a forma di cactus di solito metto il mio orologio, quello che uso più spesso, cioè il Casio. Adesso ci avviciniamo così vi mostro le altre due scatole portagioie e poi questo libro antico. Perché mi piace sempre tenere un libro antico anche in camera, perché non so se ve l'ho mai detto, ma io ho una piccola collezione di libri antichi, anzi quando posso cerco sempre di investire libri antichi perché secondo me sono delle cose preziose, cioè piuttosto che prendere magari un gioiello o comunque una borsa costosa, preferisco comprarmi un libro antico perché a parte che il valore con gli anni aumenta, ma poi immaginate che bello poter avere in casa un libro del 700, dell'800, secondo me è una cosa bellissima. Ecco, adesso avete una visuale dall'alto, comunque questa scatolina ve l'avevo già mostrata nel video sui miei gioielli, quindi vi metto sotto nell'info box, spero di ricordarmi il link al video, così insomma vedete che cosa c'è dentro. Comunque adesso ve lo mostro giusto un attimo, ci sono praticamente i miei gioielli Pandora, comunque questa è descritta tutta nel dettaglio in quel video, quindi non sto qui a perdere tempo. Mentre quest'altra, ragazzi, che è uno degli ultimi acquisti, tra l'altro presa sempre da Zara Home con i saldi, è pagata solamente 7 euro, cioè è veramente bellissima questa scatoletta. Intanto è pesantissima perché è in pietra, credo che sia in ossidiana, però io non è che me ne intenda tantissimo di pietre, quindi se qualcuno di voi lo sapesse me lo scriva qui sotto. E mi è piaciuta un sacco per il motivo floreale che c'è qui sopra, vedete? Sono tutte queste foglioline, sapete che io adoro l'autunno, quindi le foglie, non potevo assolutamente non prenderla. A me piacciono tantissimo queste scatoline portagioie, se potessi riempirei la casa. All'interno ho sistemato due gioielli Pandora che avete già visto, probabilmente ne ce n'è per tutti i mesi, cioè questi cuoricini con la madreperla e poi il cuoricino più piccolo dorato e i fiocchettini. Entrambi sono di Pandora, vedete questi qua e questi con i fiocchettini brillantini.
E poi questo bracciale in perle, anch'esso mostrato nel video sulla mia collezione di gioielli. Quindi tengo queste due scatoline, una di fianco all'altra, e poi simmetrici davanti questi contenitori, quello col cactus e l'unicorno. E qui sulla destra c'è la cosa più preziosa del mio comodino, ovvero il libro antico. Questo è un libro piccolino in formato sedicesimo, guardate che bello, c'è la legatura ancora originale. Comunque ve lo mostro velocemente nel dettaglio. E sembra una contraddizione interna, però cercherò di essere sintetica, magari mi metto per terra così ve lo mostro meglio, vi faccio vedere qualche pagina. Vi dicevo, il formato è piccolino, vedete, anche rispetto alla mia mano. Questo è un formato in sedicesimo. Guardate che bella la carta con tutti gli aloni di umidità, tutte le macchie, insomma a me piacciono un sacco queste cose. Ecco, adesso ho zoomato un po' così lo vedete meglio. Comunque il titolo è Rime oneste dei migliori poeti antichi e moderni scelte ad uso delle scuole dal signor Angelo Mazzoleni. Praticamente si tratta di un'antologia scolastica e questo libro, se guardate qua, c'è scritto Bassano e poi c'è la data che è 1791, quindi è bello antico. Questo è solo il tomo secondo perché purtroppo il primo non l'ho trovato, però insomma sono ancora alla ricerca, prima o poi sono sicura che riuscirò a trovarlo e completare praticamente l'opera. È bellissimo, io poi adoro la carta del 700. La rilegatura purtroppo in alcuni punti si è un po' lasciata, bisogna semplicemente fare un po' di attenzione. Devo aver messo anche il segno, ecco, sì, sono arrivata qua, come segno ho messo una polaroid di una foto che ho scattato, comunque lasciamo stare. Sono arrivata qua, stavo leggendo questa canzone di Guido Cavalcanti, è molto famosa. Ci sono proprio le note a piedi pagina che sono curate da Angelo Mazzoleni, che non so chi sia, ma sicuramente è un prete, perché con un titolo del genere non può che essere tale. La selezione non è male e oltre agli autori più famosi come Cavalcanti ci sono anche degli autori minori, quindi insomma c'è sempre da imparare anche da questi libri antichi. Per esempio questa qua c'è scritto di incerto, quindi non si sa neanche chi sia l'autore. Insomma il libro è veramente bellissimo e poi il profumo che ha questa carta, ragazzi, è indescrivibile, cioè non lo so, dovete provare prima o poi nella vita a prendere in mano un libro del 700 perché è un'emozione unica. In generale è un'emozione ogni volta che si tiene tra le mani un libro antico. E niente ragazzi, vi ho mostrato tutto quello che c'è sul mio comodino. Se il video vi è piaciuto mi raccomando commentate sotto, scrivetemi che cosa ne pensate della mia sistemazione soprattutto, e se avete letto qualcuno dei libri che vi ho mostrato scrivetemi sotto anche questo. Vi ringrazio un sacco se siete arrivati alla fine del video, vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo.